Siamo qui a Macerata con il dottor Pietro Talarico e a lui chiediamo un po' di farci il bilancio di queste due giornate del CNCU, la sessione programmatica Associazioni Consumatori. Dottor Talarico, cosa ci può dire? Allora, io innanzitutto volevo ringraziare tutte le associazioni, il Comune che ci ha dato una mano, il Ministero. È stato due giorni veramente importanti per il cittadino, per la trasparenza. Adesso abbiamo prodotto due documenti che metteremo insieme per farne uno unico a livello di CNCU nazionale e approveremo. Dopodiché non è finita qui Macerata, adesso è il lavoro. Il lavoro significa essere operativi, ecco, perché se no sono solo chiacchiere e basta. Le chiacchiere devono essere trasformate in lavoro e nei prossimi giorni, dopo il 10 e il 15 di giugno, ci incontreremo a Roma, Regioni, Associazione e Ministero, dove chiuderemo il documento finale e daremo delle strategie, aspettando il nuovo governo, perché questo è importante. Per il territorio terremotato, per le aziende che si muovono sul territorio, che squarci di luce ci sono? Guarda, la nostra giunta sta lavorando molto, sia il presidente che gli assessori ci si stanno impegnando molto. Qui vedete, l'abbiamo fatto volutamente indicazione dell'assessore Bora di fare un mercatino artigiano, sono tutti prodotti tipici e ci stanno ringraziando perché stiamo facendo conoscere il nostro territorio. Qui è quello di Castel Sant'Angelo sul Nera, la norcineria che a breve il presidente inaugurerà a Castel Sant'Angelo, perché ragazzi è importante, e poi il commercio è l'anima, è la vita del nostro territorio, e quindi immaginate quanto siamo contenti di vedere tutte queste attività che sono venute qui a dimostrare che siamo vivi. Le Marche sono in cammino, non si fermano nonostante il terremoto. Grazie dottor Talarico e buon proseguimento. Come al solito.